E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima mappa CTM. Siamo qui insieme a Magic Kaito Bella riga. nella Horrify, ragazzi. Sono con la voce di merda. Scusatemi, la sono leggermente. Non me la sono Non schiena. Tanto attaccare il coronavirus. non ce l'ho, tranquillo. E siamo ragazzi nella Horrify, la Untold Stories, la mappa numero 6 dell'Untold Stories di questa serie di 6 CTM, è l'ultima per ora rilasciata. Siamo in versione 1.14.4, come potete vedere. E che dire ragazzi, non sappiamo quasi niente di questa mappa se non che il momento È bella. bisogna prendere gli occhi dell'End e non le lane. Questa è una delle poche cose che sappiamo. Sappiamo anche che ci saranno più di 60 advancement, tra virgolette, per giocare meglio la serie e per finirla al 100% come mappa, e che proveremo a completarli tutti. Non vi garantiamo Aspetta, ma niente. poi che c'è un parkour? No, però. No, aspetta. Che cazzo? Aspetta, forse c'è un parkour sul serio e non lo sapevo. C'è un parkour. Porca vacca, c'è un parkour. Non me l'ero data. Non ce l'ho fatta, credo. Aspetta. Ok, ce l'ho fatta. Mo. Ok. Porca. Cazzo. Vabbè, comunque lo voglio finire sto parkour. Magari ci dà un advancement segreto. Che cazzo ne sai? No, comunque, prima di Attiviamo fare. il No, deathcount. prima di fare qualsiasi cosa, attiviamo ovviamente il death counter in modo che possiamo vedere quante volte moriamo. Sia con tab che sulla destra. E qui c'è scritto: Please don't be like Orgeron Kit and actually read this crucial info. Benvenuto all'Untold Stories numero 6 Horrify Barrender XR. Le regole sono ovviamente quelle classiche delle CTM, se non che dobbiamo trovare e completare il monumento trovando gli Enderai e metterli nei piedistalli, insomma, che Ok. troviamo lì al monumento. Che dici? L'attiviamo la keep inventory? Ovviamente, aspettiamo. Ovviamente non possiamo craftarli perché se otteniamo una verga di Blaze e una Ender Pearl potremo craftarli, ma non possiamo ovviamente perché non ce li conterebbe. Non citiamo, però in realtà potremmo farlo in futuro se la mappa è troppo difficile, perché vi ricordo che la vogliamo completare più o meno al 100%. Non possiamo muovere le Ender Chest, muoverle intorno al monumento è fine e quindi va bene. C'è un obiettivo bonus, ragazzi, che è un'altra delle pochissime cose che sapevamo. Questa mappa ha 12 obiettivi bonus che sono dei music disc. Con delle musiche di Crinkles, che vabbè, non ce ne interessa, e possono essere trovate in delle stanze segrete in dove ci sono dei minigames, tra virgolette, dei puzzle che noi dobbiamo completare per poter accedere appunto al disco. Un po' come nella Corona Trials c'era quella stanza dove dovevamo scrivere la parola Diorite, se vi ricordate, e ci dette tutte quelle shulker box di ricompensa. Ovviamente non possiamo usare i dischi dai creeper in qualche modo. Ovviamente funziona come la Corona Trials, la roba della vita, quindi non c'è la barra della fame, ma il cibo ci rigenera direttamente la barra della vita. E quindi va bene. I mob spawnano diciamo naturalmente, ma sono alterati. Diciamo che ci sono dei mob più difficili man mano che proseguiamo nella mappa, sia dagli spawner che dai natural spawns, e ovviamente dobbiamo stare a queste regole. La lingua deve essere settata su inglese americano. Credo di averla in inglese britannico. Esatto, e quindi la mettiamo in inglese americano. Va bene, va bene, va bene. Possiamo anche. Ok. As names of custom items won't work otherwise. Ah, ok. Perché sennò i nomi di custom degli oggetti non funzionerebbero.
Le nuvole dovrebbero essere off e la luminosità è raccomandata al 50%. E io sono uscito dalla mappa perché sono un completo rincoglionito. Bene, iniziamo bene questa mappa, devo dire. Comunque, iniziamo molto bene. Voglio fare questa cosa. Le nuvole dovrebbero essere già così. E mettiamo la brightness al 50%. Perfetto, perfetto, perfetto. Prima però di iniziare, ovviamente... ok. Ce lo dice, questa mappa è brutale. Se sei un nuovo giocatore, sentiti libero di attivare il Keep Inventory per una prova, tra virgolette, migliore. Prova, clicca sull'opzione. Noi mettiamo... Allora, io ovviamente di difficoltà metto easy, perché non si sa mai. Oppure mettiamo normal. Normal, ma mettiamo normal, va bene. Il Keep Inventory. Lo mettiamo, va bene, lo mettiamo, lo mettiamo. If you want to change any settings at any time, be sure to take this book with you. Quindi lo prendiamo, va bene. Grazie, caro. Sì, va bene. Allora, prima di iniziare la mappa, voglio vedere che cosa c'è in questo parkour. Ok ragazzi, iniziamo la mappa perché mi sono rotto il cazzo di questo parkour. Più che altro voglio capire se c'è veramente qualcosa oppure mi sta prendendo per il culo il creatore. Aspetta, facciamogli vedere direttamente l'advancement, quello lì. No, 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 voglio fare un'altra cosa. Voglio fare un'altra cosa, ragazzi. Farò così. Aspettate un secondo che modifico un paio di cose. Ci vediamo in un altro file di questa mappa. Ok ragazzi, siamo in un altro file della Horrify che ho prontamente creato, sono in Creative Mode e voglio vedere se questo parkour conduce effettivamente da qualche parte. Quindi qua si andava qua sopra, qua c'erano le scale e qua si arrivava in un punto e qua c'è scritto "Oh, you più like finding secrets" ed effettivamente c'erano 9 torce, un pezzo di ferro e una mela d'oro. Però noi non prenderemo sta roba, perché il parkour non abbiamo voglia di farlo. Adesso torniamo dall'altra, nell'altro file, ecco. Benissimo ragazzi, allora riattiviamo il death count. No. Ma allora mi si è buggata. No, perché al lato non te lo mostra, se lo mostra solo qua. No, prima me lo mostrava al lato. Vabbè, sti cazzi. Ci abbiamo il settings control e quindi direi ragazzi possiamo iniziare finalmente senza perderci in altre chiacchiere questa mappa. Bene ragazzi, allora siamo qui in una che sembra essere una cella di prigione e non possiamo fare niente, possiamo spaccare blocchi. Aspetta, perché la terra la possiamo spaccare, ce la dà anche. Abbiamo fatto un advancement ragazzi. Survival Progress, Your Guide to Survival Map. Ah, e qua ci sono altri achievement, vedete? C'è Acquire a Log, scritto malissimo, però vabbè. Acquire a Sapling, Acquire Mushroom Soup, che può essere craftata con 2 funghi differenti, vabbè. Dobbiamo fare una crafting table e trovare il tesoro di una treasure map. Ah, questo è interessante. Molto interessante. Vediamo cosa riusciamo a fare. Qua possiamo andare da questa parte. Prendiamo tutti i blocchi che è possibile prendere, perché ci possono essere utili. Anche il legno. No, ma il legno in realtà sono slab. Io non credo ci servano. Prendiamo, vabbè, la porta. Sti cazzi. Ok, qua possiamo aprire. Io prenderei anche le torce di questo posto. Possono sempre essere. Sicuramente anch'io le prenderei. E qui c'è. Qua c'è una chest. Attenzione, 2 panini che sono molto molto utili e degli stivaletti d'oro. Mi prendo anche la cassa, ovviamente, ce la portiamo dietro. E va bene. Prendiamo ovviamente tutta la terra che c'è qua, perché poi ricordo che con la zappa la possiamo rendere terra vera e quindi questa è tutta terra coltivabile, ricordo. E potrebbe tornare utile. No, potrebbe, tornerà utile sicuramente.
Ok, credo di averla presa più o meno tutta la terra. Possiamo anche uscire di qua. Prendiamo tutte più o meno le torce. Senza più o meno. Le prendiamo proprio tutte, lasciandone magari una. E andiamo avanti, ragazzi. Prendiamo anche tutta la terra che c'è qua. Magari qua dietro c'è qualcosa. Usciremo all'esterno, non lo so. E sì, si esce all'esterno. Si esce all'esterno. Va bene. E prendiamo ovviamente tutta la terra, come ho già detto. Piazziamo una torcia che non vedo niente. Attenzione, perché qua il cursore mi illumina un coso. E qua c'era una trappolozza incredibile. Guarda che Stronzo. pezzi di merda. E però la stringa, quella che posso pigliare, me la piglio. Perché la. Non so. Ero shiftato. Ragazzi, ero Ah, ecco shiftato. il death Eccolo il count. death Si è counter. riattivato. Io, ragazzi, ero shiftato. Non so veramente perché io sia caduto. Però vabbè. Stavo dicendo, la stringa mi può fare comodo in futuro. Qua c'è un sacco di terra in realtà e ci sono anche della grass che potrebbe dare dei semini. Sperabilmente, non è vero, non dà un cazzo. Questa grass mi sa che non dà niente. E qui però c'è una chest con un'arma interessante. Iniziamo abbastanza bene, dai, questa mappa, in fondo, in fondo. Ci sono altri stivaletti di riserva, potevi darmi un altro pezzo di armatura, eh. Però vabbè. Però è stronzo il creatore. Là sopra non c'è niente, no. E allora andiamo di qua. C'è la prima area della mappa che è la Dead Man's Path, il percorso dell'uomo morto. E tra l'altro possiamo notare che Il questo è un vulcanico. vulcano della Madonna che è stato realizzato in un modo incredibile. C'è del granito, ci sono dei funghi, prendiamoli perché possono essere utili. Questi sono dei fiori strani, Moonflower, va Pigliali bene. che possono Ovviamente fare comodo, magari potrebbero servisse servire a qualcosa, o a esatto. qualche crafting Qua strano. sotto lo slab c'è uno spawner per caso? No. Ok, era solo per Beh, siamo controllare. abituati alla vecchia mappa che ti infilano gli spawner anche nel buco del. Esatto. Possiamo prendere questi altri funghi. Di là si va in una zona dove sembrano esserci tanti tanti mob. Di qua però si va da qualche altra parte. È una mappa open world, ragazzi, non ve l'ho detto, però penso si fosse capito. E quindi non è abbastanza lineare, dobbiamo decidere noi in che posto andare, in che zona della mappa andare. Là sopra c'è qualcosa? No. Sento un ragno che mi dà problemi. Che questa piuma non è bruttissima. Sta laggando, ok. Il ragno droppa la flint, ma perché? Che problemi hanno i creatori di questa mano? Il creatore. Sei drogato Render duro. XR si è drogato, veramente. Gli zombie droppano piume, ma perché? Per farmi fare le frecce, ho capito. Tu mo. Oddio! Cosa? Mi ha Efficiency. dato un libro incantato! Oddio! In realtà potrei anche non spaccarlo. Lo spawner, oddio. Stavo dicendo lo spawner degli zombie qualora ci fosse. Ok, il creeper è caduto giù, molto bene, era quello che Lì c'è un volevo. bell'altare. Qua c'è qualcosa, possiamo fare parkour. Qua non c'è niente, no. C'è una chest con una spada e Cosa? diamante. E Power 5, no, qualcuno impale. Ah! Quindi è una trollata, c'ha 1 di attack damage. Ma perché? Vabbè, la prendo, però non credo mi serva, nel senso. Non lo so. Nemmeno io lo so, pensa un po'. Non Non so. ho capito. Non ho Manco capito. io. Non ho capito. Ma questo blocco che blocco Non ho è? È tipo capito. roccia. Figo. Qua si entra in un palazzo. Ok, c'è uno spawner, blocchiamolo perché non c'ho il piccone. Orca troia. Ok, vola di sotto, grazie. Chest con spada con fire aspect. Questo è interessante. Pelle e carbonella, interessantissimo. Mi prendo ovviamente la chest.
Questo è legno, perché se non sono slab è una buonissima cosa. E invece sono slab, vaffanculo. È tutto slab, mi sa. Sì. Allora, qua il coso non lo possiamo ovviamente... Ok. Vabbè. Ok, come vi pare. E questa zona quindi c'era solo questa roba abbastanza trollosa. Sì. Che aspetta, no, come si chiama? È Blade of the qualcosa. Ma sono morto, ma che... No, ragazzi, ma che problemi, ma che cat... Ma che co... Ragazzi, siamo veramente... Poco euforici. No, poco intelligenti più che altro. Cioè, più che altro non sto capendo bene l'inizio di questa mappa, cioè... perché questa... The Masters Neil Sage... Non ho capito. Porca vacca! Cos'è? Corri! Perché c'è tutta sta gente? Non lo so, ma corri! Voglio far esplodere il creeper. Non c'hai lo scudo, muori! E sti cazzi! Cioè, chi ti inventa? Ok? Non ha fatto niente. Mamma mia. Adesso corri, okay, come un dannato. Corri, ignoralo. Mi uccide. Non ci posso fare niente. Ok, l'ho ucciso. Non so come. Ma sta laggando sta mappa? O sono io? Ok, qui c'è una. Non c'è un cazzo. Mamma mia, e sono morto. Dai, raga. Ma come si fa a iniziare una mappa così? Vabbè. La mappa è fighissima. E va bene. Ma minchia, è troppo difficile. Non sono manco entrato. Guarda quanta gente c'è qui all'inizio. E vabbè. Te devi correre. No, mi fanno troppo danno, non posso fare niente. Devi correre, questo devi fare. Ma come faccio? Tra l'altro in un momento vuoi rigenerare la vita, si fa colpare. Vediamo i funghi. Uno zombie in armatura dorata, levati di lì. Ok. Non c'è niente. Ok. Qua c'è qualcosa. Legno, c'è legno. Ok, buono. Li devo liberare di sti stronzi. Magari si droppa anche un pezzo d'armatura. Speriamo. Se mi droppa gli stivali, bestemmio. Ok, l'elmetto, buono. La spada sta già per morire. Bottiglie dell'enchanting. Ma mi ha droppato gli stivaletti sul serio, porco due, veramente, in non ho parole. Non c'è niente qua. C'era il legno lì. Lo so, ma voglio aspettare di avere un'ascia. Verruche del Nether. Dove l'hai viste? Lì. Ok, voglio prima. Ok. Non so cosa mi possano servire le stronze del Nether. Le pozioni. Ma chi cazzo le fa le pozioni? Insomma, manco cosa sia una pozione un altro po'. Le fa mago. Oh, ma là c'è una cesta. sto morendo. Ok? Did you know that mooks have magical uses? Allora mi prendo la libreria, visto che l'hai detto. C'è un'ascia. Oh, finalmente. Finalmente. Va bene. Ok, abbiamo l'ascia, quindi possiamo effettivamente prendere un legno. Veloce. The root of it all. La radice di tutto. Ma cosa vuoi? Per te. Ti vuole il potere Tano. Ok. Allora, ce n'è solo uno di pezzo di legno. Speravo ce ne fosse qualcuno in più. Però a quanto pare no. Va bene. Comunque, abbiamo sbloccato altri achievement. Sì. Quanti achievement abbiamo sbloccato? Vabbè. L'importante adesso è fare. A parte, posso già fare anche la crafting table. Oddio. Che vuoi tu? Muori. Oh, droppa la pelle lo zombie, figo. Ok, stavo dicendo, posso fare la crafting table, che mi sblocca un altro advancement, che mi ha sbloccato
Non ho visto niente io, tranquillo. Tra l'altro possiamo fare tante cose. E vabbè, va bene, va bene. Complimenti, come ti pare. Non so quanto ti convenga fermarti qui. No, per ora non c'è nessuno, quindi va bene. Magari c'è una cosa. Illuminiamo un pelino. Tra l'altro dobbiamo andarli di sotto, mi sa che c'è una strada. Sì, volevo fare una chestplate, perché se no sono troppo poco parato. Tanto Breaking Protection non lo utilizzeremo mai, quindi facciamo così. Va bene. Riprendiamoci la crafting table, che è no preziosa, qualcosa di più visto che non c'è pietra. Non c'è una fottuta traccia di pietra. Tra l'altro questo è basalto, è la roccia, ok. Ah, ma qua c'è un altro pezzo di legno. Ottimo, 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 ottimo. Va bene. Possiamo andare di qua. C'è qualcosa di qua? Sa di no. C'è una casa sulla torcia. Le torce sono buone. No! Via dei coglioni, vai te! Stronzo. Ok. Levati, ok. Va bene. Ok, altri strumenti, molto bene. Facciamo così. Ci manca però il piccone. Questa cosa mi triggera abbastanza. Cioè, mi triggera troppo questa cosa, non abbastanza. E ovviamente lo spawner non lo possiamo levare, quindi ci metteremo ad andare via pericolosamente. Penso a cadere in quel buco ragno di... Ok, il ragno è easy in realtà, più o meno, insomma. Ok. Perché i ragni droppano carne marcia? Poi me lo spieghi. Qua posso ottenere stick, molto bene. Qua c'è un altro blocco di legno, piglialo, Cristo. Ok. Posso craftarmi il piccone. Maledetto. E non c'ho la cuffia destra, quindi non sento un cazzo, ragazzi. Quindi non sento se arrivano robe da destra. Voglio fare semplicemente il piccone, che è l'unica cosa che voglio fare in questo momento, per distruggere un minimo. Un minimo. Ma porca vacca. Troppa gente c'è. C'è veramente troppa troppa gente. Fammi riprendere le cose che ho buttato. Non posso riprenderli. Prendile! Ma no, porca. C'è l'inventario pieno. Ah, c'è l'inventario pieno, è vero. Porca vacca! Blocca! Vai via e mangia. Mi dimentico che la vita non si rigenera, sono stupido. Te vai giù, stronzo. Anche voi. Ah, ma lì spawnano. Merda. Ok, va bene. Voglio andare laggiù in fondo a quell'ultima casa. Che c'è una trappola, l'ho vista col cursore. Mamma mia. Va bene. Ok. Non posso prendere tutto. Ok, vabbè, tanto qui non ci arrivano, credo. Spero. Facciamo una... No, 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 come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto? Non, è impossibile che sia potuto salire. Impossibile, non c'è la scala. Ah no, sì che c'è la scala, porca vacca. Ok, l'ho fatta io, sono scemo. Ok, torce. Venite a me. Calmi un secondo. Guarda là la trappola. Stronzi di merda. Ora io l'avevo vista col cursore, non sto scherzando. Ok, qui c'ho il cibo. Prendiamo ovviamente questa. Posiamo questo. Posiamo questi. Voglio un'altra ascia. E le pepite di ferro ce le possono servire, sì. Pigliamo anche la cesta, ovviamente. Magari pigliamola. Ok, grazie. Le scale non ci possono servire, vero? Non credo. No, adesso va in quella direzione che avevi visto.
faccio in quella direzione, quale? Io avevo visto laggiù, ok, no. Appunto laggiù. C'è un'altra strada di qua, vorrei andare anche di qua. Ok. Che di qua c'è un'altra strada e vedo degli alberi. Ci sono degli alberi, ragazzi. Ci sono degli alberi. Cosa buona. In realtà guarda quanti alberi ci sono di là. Ah, vabbè. Però laggiù a differenza non ci possiamo arrivare. Cioè ci possiamo arrivare ma è un po' difficile. Ok, andiamo avanti. Qua dentro che cosa c'è? Ah, tra l'altro voglio prendere un po' di roccia. Che questo è Cyan Terracotta. Boh, vabbè. Magari in futuro troveremo anche le cose. Come si dice? La cobblestone. Però per il momento mi accontento di questi. Ok. Andiamo ancora avanti. Ah no, però aspetta. Vabbè sì, posso usare questo, dai. Tanto non serve per i crafting. Perché? No! Aiuto! Che c'è? Che cazzo? Oddio, sono morto. Non è vero. Che cosa è successo, per Dio? C'era un mega trappolozzo. Ma dov'era? Dai, ma perché la vita fa schifo? Dai, ma mi è esploso seriamente. Cioè, ma seriamente mi sono esplosi tutti gli alberi. Ma porca vacca, ma non si può giocare così, ma veramente. Vabbè, ragazzi, che volete che vi dica? Devi mangiare, perché sennò credo. Non so quanto mi rigeneri la rotta in flash, mi rigenera pochissimo, mamma mia. Ma ce n'è un sacco. Vabbè. No, devo trovare una fonte di cibo al più presto. Non posso mangiare la rotta in flash. O faccio uno spawner, potrebbe essere un'idea. Però mi sa che è troppo lento lo spawner come cosa. Ok, comunque distruggiamo questo robo, sperando che non spawni. Ok, molto bene. Non so perché, ma c'ho slowness 2. Ok, adesso mi è finita, non so perché. Non so perché, ma prima c'avevo slowness 2. Comunque voglio andare da questa parte che prima avevo visto, che si scende. Danno il fungo. Altri stick, molto bene. Madonna, la soul sand schifosa. Leva sto blocco e mettici questo. Veramente io non ho parole. Ok. C'è il monumento, mi sa quello. Mi sa che è il monumento quello. Non mi sa. Mi sa che è probabile il monumento. È secondo me il monumento. Esatto. Va bene. Di là c'è un altro albero. Prima esploriamo di qua, perché mi sa che possono spawnare mob. Non credo che al monumento possano spawnare mob. Questo lo blocco perché non si sa mai. Mettimi serio. Vedo una cosa là, che cosa stracazzo è? La città, dici? Sì. Infatti l'avevo vista anch'io e mi stavo indispettendo. Perché non avevo capito. C'ho un minimo di torce. Non posso. Vabbè, lo uccidiamo questo. Okay. 9 colpi. Orca troia, no. Muori di sotto. Ma buttati di sozzo. Dov'è lo spawner? Eccolo. Spacchiamolo. Ok, va bene. Qui c'è un albero che spero non esploda. Però visto com'è fatto, potrebbe esplodere effettivamente. Perché c'ha le foglie di prisma? Ok, no, scherzavo. No, pensavo ci fosse una TNT nascosta, invece no. E invece no. Quindi è legno gratis questo, grazie. La mia domanda è, perché c'ha le foglie di prismarine? Non ne ho idea, però è legno. E quindi va bene. Prendi i fiori lunari, poi al massimo li ripianti. I fiori lunari. Ma non credo servano a qualcosa. Al massimo li ripianti. No, piglio funghi. Non mi servono i fiori. Tanto ce ne ho già 3, dai. Se non mi possono bastare. Penso, okay. Se tu avessi filato il salto e fossi finito nel buco. No.
Ok, ragazzi, devo andare qua, presumo. C'è una strada. Vediamo dove ci porta. Io illumino nel dubbio, ma non credo possano spawnare mob. World of... Oh, ho fatto completion progress, che è un advancement di dove? Ah, di un'altra scheda. Ah, figo. Quindi c'è una scheda a parte, un po' come la diversity 3, ragazzi. Non so se vi ricordate. Ok, World of Caution, dot build on the inner eye shaped platform. Quindi quella. Vabbè, ci sta. E vedo una roba là sotto, ci sono degli item frame. Perché? Non lo so. Comunque siamo al monumento e qua c'è Horrifier Ender XR. Quella è una roba che non so che cosa sia. Qua c'è una chest. Filler maps. Cos'è? Ok, mi sa che un altro achievement di questa mappa è trovare tutte le treasure map e metterle qua per completare la mappa intera. E si può fare anche questo, ragazzi. Si può fare anche questo. Lo contiamo nel 100%. Tra l'altro, qua c'è della gravel. Perché? Vabbè, qua c'è una chest qua sopra. Oh, signor. E qua settiamo lo spawn. E questa è la svolta della serie. Questo spawn point è tantissima roba. E tra l'altro, ragazzi, ci dà blocchi gratis. E in realtà basta, perché le altre cose sono veramente schifo. Piazza qualche chest e metti a posto l'inventario. Vero, vero, bravo. Facciamo una roba. Facciamo una roba. Un magazzino. No, non hai capito. Questo. No, se che cazzo sto a fa? Sto piazzando i blocchi. Vaffanculo. Volevo piazzare le ceste. Ok. Piazziamole così. Ovviamente piazziamo anche la crafting table. E basta. Ci mettiamo ovviamente dentro quello che non serve per ora. Che era una scimmia. Mettiamoci subito. Ah, è vero. Però non posso. No, sì che posso. Che cazzo sto dicendo, è vero. Posso farle assolutamente. Era un advancement a rifare la zuppa, è vero. Ma scusa. Come si faceva la zuppa? Ah no, serve anche l'altro fungo. Allora niente. Allora lì. Vabbè, ce le teniamo lì però comunque. Qui c'è una Ender Chest che può essere utile. E qua c'è il monumento con tutti gli occhi di Ender da piazzare. Qua c'è, vabbè, il logo. E qua c'è Encourage Box 5000. Va bene, come ti pare, gioco. Vabbè, non so che dirvi, ragazzi. Aspetta, dato che è settato sempre su questo tempo, te non farà dormire, mai. Te non... puoi dormire a spam. Vabbè, facciamo a fine mappa. Immagini c'è un achievement per dormire tot volte. 5 minuti di dormite a spam. No, a fine mappa, dico. Ah, boh, a fine mappa. A fine mappa la distruggiamo, ovviamente. La griffiamo. Eh certo. No, sto guardando se in gi... Oh, qua c'è qualcosa. Sono dei moonflower che non ho capito perché sono tutti qua. Però va bene. Sono dei cactus. Prova a piazzare i moonflower che hai trovato lì. Non credo sia un achievement. Boom. No, più che altro voglio capire se c'è qualcos'altro. Ah, però c'era la scala che andava ancora giù. Quindi magari c'è qualcos'altro. Magari qua sotto c'è il monumento bonus. Potrebbe essere. Qui che c'è? Troppo strano. Cioè sembra un'entrata. Sembra. Ma c'è qua. Oddio! Oddio, era veramente un'entrata. Oddio. No, vabbè, ragazzi, che culo. No, ma stiamo scherzando. Ma qua dove siamo? Dove mi porta? C'è un posto. Che cazzo è? Oddio, si va di qua. C'è un qualcosa.
cosa cazzo ho trovato? Qua che cos'è? Legno. È legno questo, ragazzi! No, Abbiamo legno aspettate, infinito, concentrati raga. nel pulsante. Che è? Never press this button. E noi lo premiamo. Oh, porca vacca! No, io mi stavo. Level gratis. No, io mi stavo allontanando. Grande, è vero. No, io mi stavo allontanando perché pensavo fosse tipo una roba che esplodeva. E ho fatto un achievement a casissimo. Ok, va bene. Va bene, non ho capito. Manco io. Voglio prendere questi libri qua. E voglio prendere in realtà tutto il. Vabbè, lo prenderemo nel prossimo episodio, ragazzi. Adesso mi voglio concentrare sul uscire da qui. Perché ho trovato questo posto completamente a caso, ragazzi. Non ne sapevo l'esistenza. Quindi ci sono rimasto malissimo perché veramente non avevo, non lo sapevo. Top. Però effettivamente un po' sembra un'entrata, dai. Sì. Cioè, dai. E comunque qua c'è davvero il monumento bonus. Quindi, easy, ragazzi. E niente, non possiamo fare Bello che il assolutamente monumento bonus ha la forma di un disco e quello normale ha la forma di un occhio niente. dell'end. Ah, beh, giustamente a tema. Fa bene a essere così. E niente, ragazzi, che cosa volete che vi dica? Io vi dico che per questo video è tutto. Ringrazio per aver visto questo primo episodio della Horrify. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, come vedete, iscrivetevi. Io e Magic Kaito vi salutiamo. E nel prossimo episodio andremo avanti e faremo altre cose, non so che Cose. cose, esatto. E niente, ragazzi, io vi saluto. Magic Kaito vi saluta. E ciao a Bella tutti! riga.